L'Abruzzo al centro dell'automotive con un evento significativo di profilo internazionale. La prima edizione del forum Il Polo Innovazione Automotive in collaborazione con la Regione Abruzzo. Due giorni, oggi e domani, di interventi, confronto di idee, nobilitati dalla presenza di personaggi di spicco su tutti, il ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. Vogliamo che l'Europa cambi radicalmente rotta per passare dal continente dei consumatori al continente dei produttori, attraverso una chiara, significativa, assertiva politica industriale come quella che stanno facendo gli Stati Uniti per rispondere alla grande sfida cinese, che si fondi anche su risorse finanziarie comuni. Per questo abbiamo sviluppato una politica industriale in Italia che riafferma il ruolo dell'industria, a cominciare da quello della siderurgia, che è fondamentale per tutta l'industria manufatturiera e certamente anche per le auto e i veicoli commerciali realizzati nel nostro paese e nel nostro continente. Politica industriale siderurgica, politica industriale nel settore delle auto, perché vogliamo raggiungere un obiettivo di produzione che possa essere sostenibile sul piano anche sociale. Io riferisco a quello che abbiamo già elaborato nel tavolo dell'automotive per giungere nel nostro paese a produrre almeno 1.400.000 veicoli tra auto e veicoli commerciali, di cui Stellantis si può farsi sicuramente carico, con l'obiettivo di raggiungere, condiviso dal governo, 1 milione di veicoli. Ma strategico il polo di Atessa, insomma, proprio sintetizzando. In questo contesto il polo di Atessa è sicuramente strategico e modello per quello che va realizzato in altre regioni. Questo polo è un modello di come va riaffermata l'industria dell'automotive nel nostro paese, anche nelle altre regioni tradizionalmente produttrici di auto. Presidente Marsilio, quali scenari, quali prospettive per l'industria dell'auto in Abruzzo? Beh, in Abruzzo gli scenari sono buoni, ci sono naturalmente sempre fonti di preoccupazione perché l'industria dell'automotive nel suo complesso è soggetta a un periodo di forte transizione, forte trasformazione, rispetto alla quale però l'Abruzzo ha i fondamentali giusti per resistere e rilanciare la propria presenza. Dopo il Covid, peraltro, lo sviluppo dei furgoni commerciali e della logistica e anche, diciamo, nel campo delle due ruote, con la presenza della fabbrica della Honda ad Atessa, sono cresciuti dopo la pandemia. Questo fa dell'Abruzzo oggi la prima regione in Italia per produzione di veicoli e noi questa leadership la vogliamo esercitare fino in fondo.